Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione. È l'ultima settimana di Acropolis, poi torneremo a settembre e questa settimana è dedicata ai nuovi vecchi sindaci appena rieletti. Eh, ieri sera eh, c'è stato il ballottaggio, è finita 3 a 2 per il centro sinistra, tre comuni sono andati infatti al centro sinistra, vale a dire. Quello di Pescara, quello di Giulianova e quello di Silvi, due invece al centro-destra: Teramo e Montesilvano. E a Teramo c'è stata forse l'elezione, eh, non me ne vogliono gli altri: più sentita, più partecipata, dove il eh, dopo-elezione, il dopo-risultato dopo, eh, è stato quasi più interessante di tutta la campagna elettorale. E questa sera abbiamo con noi il nuovo vecchio sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi. Buonasera, buonasera a tutti. Bentornato Sindaco e complimenti. Eh, grazie, grazie a voi, grazie anche per i complimenti. Insomma, una bella vittoria sofferta, e onore anche al merito a Manola di Pasquale, che insomma, ha fatto una, una bella rimonta perché. Oggettivamente noi pensavamo nei calcoli nostri di arrivare al 54-55%, abbiamo sbagliato di qualche punto percentuale, perché alla fine, insomma, è chiaro che dopo aver. 51,5 contro 48,5 in soldoni, è stato. Siamo quello. lì. E, dicevo, è una vittoria meritata, però, diciamo che nel ballottaggio è, diciamo, è tutta un'altra partita: poi il ballottaggio rispetto invece a quella che era stata la campagna elettorale e anche il primo turno dove avevo sfiorato la vittoria per 135 voti e poi insomma, anche la presenza di Luciano D'Alfonso a Teramo sicuramente ha, ha avuto un ruolo nella, poi nella, nel proseguo della campagna elettorale perché insomma, il governatore ha sempre un suo peso anche se appena eletto e, e quindi secondo me anche questo è stato insomma, ha, ha come dire, favorito la rimonta parziale eh, di Manola di Pasquale. A 24 ore di distanza ancora la, il viso provato, la voce provata, più dai festeggiamenti, dalla tensione dello spoglio o dalla campagna elettorale? Ma da tutto, perché è stata una campagna elettorale durissima. Ora Io l'ho detto tante volte, eh, erano, eravamo sette candidati sindaci, sei da una parte e io dall'altra. Questo è stato il tema della campagna elettorale e anche adesso quando poi si è andato al ballottaggio e alcuni candidati hanno deciso di appoggiare Manola Di Pasquale, anche lì si è ripresentato un po' lo stesso tema, quindi eh, sono stanco, e eh, provato dalla campagna elettorale, poi i festeggiamenti ieri sera, va bene, insomma quelli eh, giusto anche che ci siano dopo una vittoria tra l'altro così sofferta, eh, davvero sofferta, quindi poi la tensione. E abbiamo accumulato queste sono le immagini abbiamo ieri accumulato sera. tanto stress abbiamo accumulato, accumulato tanto stress eh, davvero tanto. È stato uno stress molto insomma, intenso. E poi ieri sera anche l'attenzione dello spoglio, perché sembrava dalle prime, dalle prime sezioni che le cose potessero andare anche in maniera diversa. Eh, sembrava di rivivere il film di 15 giorni prima. Eh, no? sì, insomma, quindi anche lì un'attenzione una tensione. Poi insomma, mi dispiace ma chiedo anche scusa. Pubblicamente, se mi sono lasciato andare a qualche frase di troppo, non era nelle mie intenzioni offendere nessuno. Ecco, poi parleremo anche di quello perché ovviamente la tensione del momento è stata una campagna elettorale lunga e faticosa. questa. Lunghissima, lunghissima. lunghissima. 15 giorni di ballottaggio sono stati davvero tremendi, anche perché poi non mi sono risparmiato, non ho, non ho lasciato nulla al caso e nulla di intentato. Sono stato sul pezzo perché ci tenevo a vincere questa battaglia. Ecco, quando è arrivata la consacrazione, eh, lei eh, ha fatto qualcosa che è difficile vederle fare, no? piangere, perché eh, mi ha detto Elisa Leuzzo, che era lì quando l'ha chiamata al telefono, eh, mi ha detto in diretta: noi eravamo collegati, ha detto: guarda, io so solo che piangeva, non so quando arriva. Questo ecco. è era, stato uno sfogo. Era un pianto anche di uno sfogo, comunque, una gioia immensa ma sicuramente uno sfogo anche, ripeto, per quello che avevo detto prima di stress, dello stress, della Dove era lei in quel momento? Perché sua era, moglie era al no, comitato Io, era, eh... eravamo, io era, eravamo stati a cena a casa di Paolo Tancredi che aveva organizzato una cena per il nostro amico Dimitri e quindi eravamo, eravamo lì a cena e poi è iniziato lì, sono iniziati lì a arrivare i risultati a quel punto non mi sono più mosso no, non avevamo mangiato poco non mi sono più mosso da lì perché poi sono cominciati ad arrivare i risultati e quindi ho detto vabbè allora finiamo qui e poi andiamo in piazza. La insomma? Sì, eh. Beh certo abbiamo fatto in maniera un po' diversa rispetto all'altra volta dove invece 15 giorni fa sono stato sempre nella sede, allora abbiamo cominciato ad arrivare le notizie e quindi poi, vabbè, poi sempre più confortanti, però comunque ogni tanto arriva un Monseggio dove... Magari perdevamo per 30 voti Poi ne arrivava uno dove avevamo vinto per 100 sera, Questa campagna elettorale è costata più come Bottiglie di spumante stappate ieri sera Perché ne ho contate Dalle immagini che sono arrivate una decina Oppure come spese Per la campagna elettorale normale No vabbè ma no, quella di ieri sera insomma era Un giusto e doveroso Brindisi con gli amici che erano lì e La campagna elettorale Non è costata tantissimo anche perché Abbiamo fatto il minimo indispensabile Sicuramente l'overtime del ballottaggio eh, ha inciso anche un po' su questo perché poi i manifesti si devono fare, insomma le spese da affrontare ci sono in una campagna elettorale come questa, però alla fine abbiamo deciso di, veramente di ridurre al minimo anche lo sforzo economico per la campagna elettorale, l'abbiamo fatta molto sui contenuti, io non ho mai parlato male degli avversari eh, perché ritengo che i cittadini dovevano apprezzare Maurizio Brucchi per quello che ha fatto, per quello che aveva fatto e per quello che si proponeva eh, di fare e che adesso farò e realizzerò. Ecco, eh, lei prima ha accennato a questo fatto che magari, non magari, è sicuramente andato sopra le righe. Al termine di una campagna elettorale che lei, ma anche la di Pasquale, va detto, poi gli altri non c'erano, quindi al ballottaggio, avete condotto in maniera... Sì. Dura, con toni accesi, eh, però lei invece ieri sarà stata la tensione, sarà stato il fatto che è arrivato, e lo abbiamo visto dalle immagini, appena se possiamo con l'allergia la rimandarle, è arrivato un po' provato dall dalla tensione e dallo spazio. Ecco questo è l'arrivo di Maurizio Brucchi ieri sera eh, proprio al momento eh, dell'arrivo, ecco io vi invito a guardare eh, la faccia perché era qui con Elisa Salehuzzo, questo abbraccio insomma, un po' troppo espansivo, eh, Ma sono momenti... guardate la faccia: ecco, è una faccia di uno che è sono... peggio di una partita di tennis di 5 ore. Insomma, sono Ma guarda, lo stress addosso era tantissimo. Ripeto, la campagna elettorale dura, quindi anche la stanchezza e eh, poi la tensione, la tensione emotiva. Io, però, sono una persona particolarmente emotiva. e eh, Quindi, insomma, mi dispiace. Ripeto, io non volevo offendere nessuno, né il presidente Luciano D'Alfonso né Manolo Di Pasquale e nemmeno i rappresentanti del Partito Democratico. Insomma, eh, già ho fatto un comunicato stampa nel quale mi scuso con, con loro. Mi dispiace, insomma, ma poi chi mi conosce sa bene che sono. Ma penso che hanno capito. No? Ma sì, ma io credo di sì. Insomma, ci può stare, d'altra parte, in campagna elettorale. Eh, una cosa che mi è dispiaciuta è che è stata tirata in ballo la mia famiglia un po' troppe volte e eh, eh, io non ho ricevuto le scuse di nessuno però per questo eh, questo un po' mi è dispiaciuto perché poi è vero io sono un uomo pubblico ma mia moglie non è un uomo una donna pubblica mia moglie è una persona tra l'altro che non partecipa nemmeno alla vita politica no, devo non... dire ieri sera siamo riusciti ad intervistarla ma è stata una chicca nel senso che solitamente non parla perché, a perché, perché poi vede anche i ragazzi diciamo, risentono poi di certe situazioni. Questa è una cosa che mi è dispiaciuta, eh, però insomma, è finita lì, non, non è un problema. Spero che finisca lì anche eh, diciamo, andando avanti adesso, perché poi alla fine eh, non è che, insomma, ripeto, però è stato un momento, ripeto, me ne dispiace e, e ho provveduto a fare ufficialmente le mie scuse. Ecco, ha sentito Manola di Pasquale oggi? Sì, sì, l'ho vista stamattina, ci siamo stretti la mano e poi nel tarda mattinata gli ho mandato un altro messaggio appunto per, per, perché era giusto che, che lo facessi. Insomma. Con Luciano D'Alfonso? No, D'Alfonso non l'ho sentito, io il Presidente ho mandato già, come ha detto, una decina ha detto di L'ha detto ieri sera, ho aspettato da sì, sette una, giorni. Una decina di giorni fa ho mandato un telegramma per complimentarmi con la bella e schiacciante vittoria, ma sono certo che nei prossimi giorni... Mi risponderà, insomma, avrà avuto anche lui da fare anche la campagna elettorale a Teramo, perché poi si era stabilito a Teramo il presidente l Alfonso. Ma giustamente, eh, che è giusto che insomma, anche il centro sinistro doveva fare la sua campagna. Lei è l'unico sindaco di Forza Italia in questo momento, in, uh, di un capoluogo di provincia uh, in Abruzzo, e anche uno dei pochi sindaci di Forza Italia in Italia. Si sente? In Abruzzo come il generale Caster ha cerchiato dagli indiani a Little Big Horn? No, assolutamente, io non mi sento accerchiato perché noi lavoreremo sui temi, sui progetti, sulle soluzioni, sulle proposte e le soluzioni del, per i problemi del nostro territorio e quindi lo chiederemo, chiederemo anche alla regione Abruzzo di, di continuare a darci quello che, che ci tocca, voglio dire non è che dobbiamo chiedere cosa, però... Abbiamo tanti progetti in campo, in cantiere, eh, chiederemo i finanziamenti per quelli che non sono ancora stati finanziati e sono certo che la regione Abruzzo dimostrerà eh, di essere la regione eh, diciamo di tutti gli Abruzzesi e di, di tutte le città dell'Abruzzo. Non credo che ci saranno figli e figliastri, almeno io lo aspico e lo spero. Una riflessione va fatta politica. A Pescara con il nuovo centrodestra siete andati divisi e avete perso. A Silvi la stessa cosa e avete perso. Stesso discorso a Giulianova avete perso. Dove siete andati insieme invece? Teramo e Montesilvano avete vinto. E come si supera questo, questa, questa fase? Come si, fa a capire, eh, far, come si fa a far capire ai cittadini che, che andare divisi a volte può essere meglio oppure no, non è meglio? E allora ci sono delle responsabilità e qualcuno se le deve assumere. Ma il discorso è semplice, no? bisogna superare a volte anche delle, degli ostacoli, delle barriere che ti si possono pre presentare quando prepari una coalizione. No? Non, puoi che, mh, non puoi pensare che se vai diviso poi pensi di poter vincere lo stesso. Noi a Teramo ci siamo riusciti, a Montefittimano ci sono riusciti. A Teramo abbiamo fatto un discorso molto semplice, cioè quello di... è, è stato anche quello di aver costruito una squadra diciamo in questi anni e non è stato difficile poi metterci tutti d'accordo perché fossi ancora il candidato sindaco, in altre situazioni invece anche nella scelta del candidato sindaco eh, ci sono stati come dire, no? ognuno voleva dire la sua, da Forza Italia al nuovo centrodestra o anche altri partiti e poi il risultato è stato quello che è stato purtroppo abbiamo perso ovunque dove siamo andati separati quindi a Terra io ringrazio i partiti ringrazio i rappresentanti dei partiti Ramani e delle liste civiche che hanno eh, continuato a deciso di, di ricandidarmi e mi hanno appoggiato veramente con grande, grande, grande forza. Lei è il coordinatore provinciale di Forza Italia a Teramo. Eh, ne parlerete a livello regionale di questo risultato magari chiederete la testa di Nazario Pagano eh, forse sarebbe opportuno che lui come coordinatore regionale facesse una riflessione oh, no, 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 non si chiede la testa di nessuno Era un, è un momento difficile in tutto il paese da un punto di vista politico per, i, per, per le Forze Italia, per il centro-destra eh, però questo non significa Nazario Pagano ha lavorato bene, d'altra parte ha vinto a Teramo, quindi voglio dire un risultato a casa l'ha riportato. Ma e... ha, vinto, ha vinto Nazario Pagano e Forza Italia a Teramo o ha vinto Maurizio Brucchi? Perché questa è una domanda che eh, va fatta nel senso che era più che un'elezione un referendum. Sicuramente eh, era un referendum su Maurizio Brucchi, però da soli non si va mai da nessuna parte, quindi la vittoria va eh, come dire, condivisa e suddivisa in parti uguali tra chi mi ha appoggiato, partiti compresi, liste civiche comprese e i 192 candidati, perché questo è poi il, il, il motivo, secondo me, della, il motivo meglio, diciamo, se si vuole vincere questa è la strada. E poi sicuramente io ho fatto la mia parte, insomma, in questi cinque anni ho lavorato tantissimo e questo i cittadini di Taramani lo hanno capito, lo hanno apprezzato, hanno visto il Maurizio, il Maurizio Brucchi, il sindaco... Diciamo quello, quello vero, quello presente, eh, e questo secondo me è stata l'arma vincente. C'è qualcuno in particolare a cui deve dire grazie? Ma io devo ringraziare sicuramente la mia famiglia, la mia famiglia perché mi è stata vicina in questi cinque anni a costo anche di sacrifici, perché poi alla fine per fare il sindaco e continuare a fare il medico bisogna fare sacrifici e la mia famiglia è quella che diciamo, mi è stata più vicina, ma poi ringrazio tutti quanti gli altri, insomma che ripeto come ho detto prima hanno contribuito a questa mia vittoria e soprattutto ringrazio i cittadini che mi hanno votato e anche quelli che non mi hanno votato perché quelli che mi hanno votato li ringrazio doppiamente e diciamo, cercherò di ripagare la loro fiducia col lavoro perché non mi ha votato dovrò lavorare cinque anni per convincerli magari che alla fine il fatto di non avermi votato potrebbe essere stato un errore. E così dice sempre la solita frase, no? io sarò il sindaco di tutti, e cioè, frasi banali che... Eh, si dicono in questi casi, ma poi si sa bene che non, si dice, ma, ma, ma a volte non si pensa. Come si affronta il secondo mandato, i prossimi cinque anni, avendo alle spalle una campagna elettorale, eh, dove l'ho detto lei prima, eh, è stato più che altro un referendum pro-brucchi o contro-brucchi, dove poco meno della metà della città si è espressa contro-brucchi, dove i toni... Da una parte sono stati, eh, non eh, da tutte le parti, ma da una parte sono stati aspri, dove le accuse sono state tante, dove si è detto che lei non era idoneo a fare il sindaco e dove in molti hanno detto che avrebbero voluto cacciarla. Ecco, io la inviterei a non dire sarò il sindaco di tutti, ma a dire qualcosa di diverso, qualcosa guardi, di più. Guardi, io dico questo. Che mh, quando mh, si vince un'elezione, come in questo caso, e poi si, ci, si, a, ci si cala nella figura di sindaco come io mh, mi, diciamo, ho interpretato in questi eh, cinque anni, guardi, che poi davvero si è, il, il, si è davvero il sindaco di tutti: cioè, il sindaco, a differenza di altre figure politiche, è quello che poi diventa l'amministratore e diventa quello che sta comunque a contatto con tutti i cittadini e non è che tu quando qualcuno viene nel tuo ufficio gli chiedi la tessera di appartenenza perché a quel punto tu devi risolvere i problemi di tutti i cittadini quindi non, non, non dire che il sindaco di tutti è una frase fatta io dico che lavorerò per la città di Teramo e per i cittadini di teramani senza stare a, a vedere se qualcuno mi ha, poi mi ha dato il suo consenso non me l'ha dato eh, perché non me l'ha dato anzi bisognerebbe capire chi non mi ha votato perché non mi ha votato, se non ha votato Maurizio Brucchi perché sorride poco, così come è stato detto, se non ha votato Maurizio Brucchi perché non ha creduto nel suo progetto, se non ha votato Maurizio Brucchi, cioè capire, perché a parte quelli di fede, diciamo come dire, no, di fede politica, insomma iscritti nel Partito Democratico, che magari sicuramente non mi avrebbero... Votato mai o, o comunque beh, la maggior, giustamente la maggior parte. giustamente hanno votato il loro candidato, ma ci mancherebbe, parte, no, certo, ma no? Però non è stato proprio così. Comunque la maggior parte, perché ci sono, io conosco tante persone anche di fede di sinistra che mi hanno votato, quindi non è proprio così. Eh, però dicevo, sì, è una frase fatta che io non dico, però quello che dico è che amministrerò Teramo nel migliore dei modi, come, come ho sempre fatto, nell'unico obiettivo che l'interesse pubblico, così come ho detto in questa campagna elettorale, perché io, io ci credo in quello che faccio. Guardiamo ancora un attimo al passato recente, poi la pubblicità e poi andremo a parlare di futuro. Eh, io ricordo perché c'ero cinque anni fa, eh, seguivo il risultato elettorale, il suo festeggiamento non è stato come com quello di ieri sera. Che cosa è cambiato in cinque anni? Perché l'altra volta era più facile, questa volta era più difficile, perché però c'è stata una differenza abissale stato... tra come lei ha festeggiato cinque anni fa e come ha festeggiato ieri sera. Ma è stata una vittoria molto più sofferta, una campagna elettorale bruttissima eh, nella quale, io ripeto, ho, ho messo dentro eh, tante di quelle situazioni, non attaccando mai, se non in qualche comizio, ma voglio dire, stiamo parlando davvero di di cose, eh, di, di, di situazioni davvero eh, quasi uniche. E, e, e Tutto questo forse eh, mi sono caricato come dire, di, un, di un peso eh, in questi mesi di campagna elettorale lunghissima. I 15 giorni del ballottaggio hanno. e poi il fatto di non aver vinto al primo turno solo per 135 voti sicuramente ha lasciato un po' di amare in bocca. No? E Beh, è lei è ma... uno che quando non vince non è che la prende bene. No, ma sono, sono cambiato eh. rispetto a quando si riferisce. Si riferisce a lei che giocava a tennis, voglio dire, no, è, è chiaro che sono, sono rimasto mai dispiace perché oggettivamente eh, essere lì lì, avere il 56-57% per quasi tutta la serata e poi vedere nelle ultime 10 sezioni perdere questo margine fino ad arrivare al 49,7%. Beh, insomma, ci resti male. Si è visto sfilare la fascia tricolore così dalla mano. Lei. Ci, resti male, ci resti male, però alla fine poi diciamo eh, riparti e quindi. Tutta una serie di cose hanno fatto sì che insomma, come dice, ci fosse una. si accumulasse un po' di tensione che poi è andata via. Ci fermiamo per la pubblicità. Seconda parte di Acropolis, Sindaco Brucchi. Lei è passato alla storia, è passato per i primi cinque anni della, del suo mandato, come il sindaco che tagliava i nastri, faceva le inaugurazioni, eh, avrà una collezione di nastri tricolori penso incredibile: non mi dica che ne porta uno qui adesso, quello che porta. Cioè, ce l'ha sempre dietro un ci dovrebbe nastro dovrebbe essere quello dell'80. Addirittura quello che è un portafortuna. Sì, un portafortuna ci dovrebbe essere sicuramente. Un lo, porta, lo porta sempre con sé, eh? non è che l'ha perso, no? Adesso non voglio cacciare carte e cartine no, eh. è qui dentro, è qui dentro. Eh, va lo vabbè. porto sempre con eh. me. allora eh, lei è passato alla storia per il sindaco che tagliava i nastri. Eccolo qui, facciamolo vedere, perfetto. Questo è il, è il nastro dell'80, l'801 o l'802? L'802. Questo lo porto sempre con me. Allora, adesso per i prossimi cinque anni, visto che il 8-0 è stato fatto, le rotonde le avete fatte, le strade andare. sono quasi di viabilità, insomma... No, dobbiamo, dobbiamo lavorare. Quanti nastri ci sono rimasti da tagliare? Eh, Forse l'ipogeo? Tanti, tanti, eh. ma no, l'ipogeo, la piazza di Sant'Atto, il parcheggio della chiesa di Colleparco, la rotonda di Cartecchio, eh, la rotonda del Promenade. Eh, la strada la la bretella, di Cartecchio è quasi pronta. La, la bretella di collegamento della statale di Via Poco con la strada dell'Università, di opere in cantiere. Dobbiamo, stiamo spendendo in questo momento 9 milioni e mezzo di euro di fondi PISU, quindi ce, ce ne sono, di, di nascita Tagliata ce ne sono ancora tanti, perché noi abbiamo in questi 5 anni lavorato molto, come dicevo prima, abbiamo anche programmato molto e messo in cantiere anche tutta una serie di, di attività che si stanno svolgendo in questo periodo, adesso inizieranno i lavori di due parchi giochi, una a Via Diaz, uno a Largo Madonna delle Grazie, insomma mi sarebbe un po' dispiaciuto se, eh, di non poter tagliare questi nastri, quindi nel caso avessi perso... Uno. Era, insomma, era una cosa a cui ho pensato l'altro giorno, passando lì su Via Po, e or, or, diciamo, facevo questa riflessione: che poi in politica si può politica, cioè, della, si può vivere anche senza politica, voglio dire, no? quindi il pensiero comunque ce Beh, lo fa. Ma certo, chi, chi non lo fa per professione, certo che può vivere e anche, lo, anche e per politica, per senza politica. E io non lo faccio per professione, senza politica? Si può vivere anche senza politica, voglio dire, no? quindi ogni tanto. Mi è capitato un paio di volte ho pensato, oddio, vabbè ma se va male, che succede? Ah, se... quindi ha pensato di poter perdere? Oh, L'altro giorno, parlando con mia moglie, che mi vedeva stressato e mi diceva: Dice, vabbè, Maurizio, dai, ma insomma, non è una cosa così grave se dovesse andare male, no? perché magari. Ma io, infatti, ma io non, non ho mai pensato, sono sincero, non ho mai pensato che, di poter perdere un po' scaramanticamente questo discorso che abbiamo fatto, io non ho mai pensato di poter perdere perché la convinzione mi veniva dal rapporto che ho avuto con, con, con i cittadini in questi mesi di campagna elettorale ma anche prima e vedevo intorno a me veramente un grande, grande, grande eh, affetto, grande dimostrazione di, 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 voler, di voler ancora Maurizio Brucchi sindaco e questo mi dava una sicurezza. Poi la sera del comizio finale davvero sono rimasto... Uh, assolutamente colpito io una piazza così piena non l'avevo mai vista c'è il, il comizio di chiusura del ballottaggio c'era veramente una marea di, una, folla, una folla una marea umana che aveva invaso eh, piazza Martiri e questo insomma mi ha dato la dimostrazione che insomma il consenso c'era poi è chiaro è stato come dire è stato così sul photo finish ma alla fine 52% comunque sempre 51,5% 51 ,5. Vabbè, 51-52 sì, eh, sì, non è la stessa cosa. Si può vincere anche ai calci di rigore azzeccando ma il 100%? Certo, lei avrebbe vinto anche col 50% più uno, sì. eh, più un voto, però insomma, è meglio forse vincere col 51-5% o col 50% o col 54%. Magari tanto. Poi non è che questa vittoria con questa percentuale o con una percentuale diversa andava ad incidere sulla composizione del Consiglio perché si è perso 15 giorni a parlare di Anna Trazoppa, Papa Revanuta e quant'altro, adesso al di là dell'aspetto ornitologico, ma eh, lei ha una maggioranza solida in, in, in Consiglio Comunale. Insomma sono stati 19 più io 20 consiglieri. Contro, contro 12, 12 13, 13, del, 13. dell'opposizione, 7, 7 consiglieri in più sono tanti. Una maggioranza importante che ci permetterà di lavorare bene, di dedicarci alla, alla, a risolvere i problemi della città è, è un, bel risultato, un bel risultato per me, per la squadra per i candidati per chi è, anche, per chi, anche per chi non è stato eletto che hanno dato questo in questa campagna elettorale del ballottaggio soprattutto che anche chi non ce l'ha fatta alla, ad essere eletti ha dato una grande mano per, per il ballottaggio, questo è stato secondo me anche determinante magari un po' di più la data quelli che sono i primi dei non eletti e che fanno parte di liste dove eh, dalle quali potrebbero uscire eh vabbè, eventuali assessori? Sicuramente, sicuramente chi sta lì lì insomma, è il primo del, dei non eletti e con, e con diciamo, le, gli assessori eh, entrare in consiglio è chiaro che aveva maggiori interessi, però li assicuro che hanno lavorato davvero tutti. C'è un'altra cosa da fare, che, insomma, è, 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 quasi il 19% in meno hanno votato rispetto al, al primo turno e anche lì noi siamo stati un po' penalizzati perché pur volendo fare un calcolo percentuale, eh, pur volendolo dividere, sicuramente una maggiore componente ha inciso sulla, sulla nostra percentuale, perché tanta gente eh, ha pensato, tanto magari, magari dico ha pensato Maurizio Brucchi vince, sicuramente la bella giornata non ci ha aiutato, la gente è andata al mare, poi magari ha trovato la fila al seggio. Il 19% è, è tanto, anche se in, tanto. Italia, in Italia la percentuale è stata ancora più bassa, perché a Teramo è stata anche un po' più alta un po' sopra il 50% eh, per in Italia mi sembra 49,5% ecco adesso apriamo una pagina che un sindaco appena eletto non vorrebbe mai aprire non vuole aprire, non risponde ma io lo faccio e spero che lei invece eh, risponda perché poi è quello che interessa magari anche ai cittadini la giunta eh... perché ci deve fare la giunta? Beh sì, so che lei ne farebbe volentieri a meno, visto, anzi ieri sera ho fatto, vero, ho fatto una battuta in diretta. Quando lei è salito sul muretto davanti al, al suo comitato e ha fatto quel discorso ho detto per fortuna non gli hanno dato un balcone perché se no chissà cosa avrebbe potuto fare. E, la giunta. Eh, la legge dice che per una città come Teramo gli assessori mi sembra di ricordare debbano essere 8 o 9 mi sembra 9, 9 come massimo di numero di assessori 9. ecco questa è l'immagine di quando lei è salito sul muretto eh. 9 assessori Lei quanti assessori avrà nella prossima giunta? 8 o 9 vedremo nei prossimi giorni eh, con molta serenità Adesso mi prendo una settimana di riposo assoluto. E riflette. E rifletto. Poi la prossima settimana iniziamo un po' di consultazioni, ad incontrarci, metterci tutto intorno a un tavolo e cercare di capire come fare l'aggiunta. Ci saranno sicuramente, cioè la legge prevede che se a 8-3 sono le donne. Se ha 9, 4 sono le donne, quindi diciamo 5, Beh, i maschi sono, i maschi se sono sempre, 5, sempre 5. Aumentano le donne, sì. quindi non si può andare sopra i 5 assessori maschi. 5 sono i maschi e 4 le donne, ma faremo un'aggiunta eh, tenendo conto di tutta una serie di situazioni perché è giusto che sia così eh, e quindi con i partiti bisognerà parlare e dovremo fare, eh, dobbiamo cercare di mettere in campo la squadra migliore eh, perché poi il secondo mandato è sempre più difficile rispetto al primo e quindi dobbiamo avere anche grande eh, senso di responsabilità in questo senso e grande consapevolezza di quello che ci attende nei prossimi cinque anni. Allora, te, lei ha detto cinque maschi e tre o quattro femmine, tenendo conto poi anche di quelle che sono le indicazioni delle liste che l'hanno appoggiata, del risultato ottenuto e dei voti presi da ciascuno dei consiglieri, giusto? Sì, i, i voti sono importanti anche se non sono per unico... esempio, Faccio un esempio no, classico, Futuro In, che è la lista che fa capo a Paolo Gatti e, e che ha ottenuto il maggior numero di voti, il maggior numero di consiglieri, ha avuto il consigliere più votato di tutti, che è Rudy di Stefano. Ecco, a loro quanti assessorati spetterebbero? No, io adesso non, non ho fatto i calcoli, non, non li voglio fare e li faremo in settimana. Eh, eh, ripeto, noi abbiamo dimostrato anche in altre occasioni di avere una grande maturità. No? Questo modello Teramo che è stato demonizzato eh, da, da, da tutti in questa campagna elettorale, anche in questi studi. Eh, ha dimostrato eh, di avere la capacità di sedersi intorno al tavolo, di guardare i numeri perché i numeri contano, hanno un loro peso e poi di decidere molto serenamente. Eh, poi insomma, la politica non, non si ferma soltanto con diciamo così, la giunta, perché poi c'è il Presidente del Consiglio, eh, dovremo nominare un nuovo Presidente, il nuovo Presidente della Terra dell Ambiente entro la fine di giugno, quindi insomma voglio dire le opportunità per, per fare politica sono tante, l'importante è mettere le persone giuste al posto giusto, questo è fondamentale, è un'altra cosa che sicuramente chiederò ai partiti, quello di una verifica, una verifica almeno annuale. Eh, perché poi, ripeto, il secondo mandato è difficile e quindi ci dovremo dare un programma, dovremo, fare, dovremo diciamo, preparare le linee programmatiche dei cinque anni e fare una verifica una volta all'anno e sarà necessario. Rispetto ai componenti della giunta uscente ci saranno delle novità, giusto? io stasera non vorrei parlare di giunta perché... eh, vabbè, però è inevitabile eh, ma ne stiamo parlando, dato i criteri generali ci vedremo e ne parleremo voglio dire, è appena, non sono passate nemmeno neanche, 20... passate... no, neanche 24 ore eh, dalla, la, dalla, la, dalla certificazione da, da, della la, sua vittoria. vittoria, però un nome glielo faccio perché poi i nomi eh, vanno fatti glielo faccio io non rispondo quindi. Guido Campana, che è un assessore uscente e che in base al risultato elettorale non avrebbe diritto a Ricoprire un ruolo in giunta. Lui non voleva candidarsi, si è candidato perché lei lo ha convinto, perché è stato un suo prezioso uh, assessore e collaboratore. Guido Campana ha possibilità e speranze per rivestire la stessa carica con lo stesso mandato. Guido Campana ha, ha e avrà le possibilità di dare una mano a questa amministrazione. Eh, lui è, è, è bravissimo nel nell'organizzare eventi, nell il suo incarico l'ha portato avanti davvero con grande, con grande forza, con grande determinazione e con tanto lavoro e quindi a prescindere ora, perché vede quello che bisogna capire, è che un non è un'amministrazione, non c'è bisogno di avere la carica di assessore per poter lavorare, se si vuole lavorare si può lavorare, quindi va anche a prescindere tutto questo, quindi c'è la volontà di voler eh, lavorare e si può lavorare, da assessore, da consigliere. Anche da noi faremo sicuramente eh, il laboratorio per la cultura, eh, nel quale il laboratorio che sarà diciamo così, come una sorta di non mi piace il nome consulta. L'abbiamo chiamato laboratorio che sarà, che servirà alla, alla la delega alla cultura eh, come diciamo come, dire, come una sorta ma di. ma stavolta delega di la delega alla cultura organo. non la tiene per sé. No, no, io non farò l'assessore alla cultura, questo sicuramente l'ho fatto cinque anni, ritengo di averlo fatto anche in maniera. Dignitosa eh, con buoni risultati, eh, no assolutamente non terrò la delega per la cultura, eh, questa, questa, questa volta vedremo, vedremo quali delega terrò, alla fine lo faremo, insomma questo uscirà fuori dalla valutazione, ripeto, generale. Faccio tre nomi di donne, Eva Guardiani, Mirella Marchese, Valeria Misticoni. Ci abbiamo preso tre con ottime, la rappresentanza tre ottime, femminile tre ottime donne tre ottime candidate tutte e tre elette e quindi vedremo vedremo Beh, dovrebbero non dovrebbero essere scostate vedremo vedremo nel presto adesso io davvero insomma ho accettato l'invito anche se eh, diciamo sono un po' stanco molto volentieri a parlare di queste elezioni però ecco adesso sulla giunta eh, mi devo prendere una settimana di riflessione e poi devo sentirmi con i partiti e con, le, e con le liste che mi hanno appoggiato. È importante, bisogna parlare, dal colloquio uscirà fuori la squadra migliore che possiamo mettere in, ca in campo e poi bisognerà cominciare a lavorare. Non voglio perdere tanto tempo. Eh, insomma... Anche perché non è che si debba abituare al ruolo lei, no? No, io non mi devo eh. abituare al ruolo. Io non ho smesso mai di lavorare. Sabato mattina, prima del voto, ero in comune a firmare alcune carte. E quindi anche stamattina sono passato un attimo a vedere se era tutto in ordine. So che ho dovuto firmare delle carte pure durante il comizio. Anche durante il comizio eh, sì ho dovuto firmare de delle carte perché c'erano delle attività da svolgere per quanto riguarda il sociale, però ecco questo dimostra il fatto. Un'altra cosa, per tornare un po' al discorso dell'attenzione, eh, io l'altra volta eh, quando mi sono candidato non ero eh, amministratore perché eravamo il periodo del commissariamento perché Gianni Chiodi si era dimesso, se si ricorda. E questa volta fare il sindaco e fare il candidato è stata dura, poi E non era nemmeno assessore. No, non era niente. Perché era capogruppo. Ero cittadino, no, no, ma poi non, non c'eravamo No, l'ultimo incarico che aveva avuto era di capogruppo. No, mi no, no, di assessore. assessore. Era assessore. Un di assessore. Però ci <coughs> eravamo dimessi no, l'anno prima, nel 2008, per farlo perché Gianni Chiodi si a candidare alle regionali. E quindi adesso anche questo ha influito molto perché fare l'amministratore essere presente eh, tutte le mattine perché poi non è che il comune lo puoi abbandonare quando fai il candidato sindaco e anche questo ha influito, secondo me, sulla diciamo così. Comune. Quando rientrerà nella sua stanza? Quando rientrerò? Sì, ci sono entrato stamattina. Ah, stamattina stava già lì. Non ho mai abbandonato la mia stanza. Veramente non ho toccato nulla, no? normalmente uno io ho lasciato tutto così, tutto com'era. Quindi... Comincia con gli scatoloni, eccetera. Eh, no, io assolutamente, anche per come rito scaramantico, ho lasciato tutto com'era. E stamattina sono andato a mettere a posto un po' di carte a vedere cosa c'era da fare. E in settimana comunque andrò in comune, voglio dire, anche se eh, diciamo, mi devo riposare, ma andrò in comune. A parte riposare, io mercoledì vado, devo operare, quindi sarò in sala operatoria. Ah quindi non, vabbè, dopo la sala operatoria poi si prenderà sì, questa settimana. Dopo la sala operatoria mi prenderò 3-4 giorni che andrò a trascorrere in campagna, non è che vado fuori. Quindi si isola dal mondo. Sì, sì me ne vado 3-4 giorni in campagna, voglio stare lì insomma, a riflettere, anche così a riflettere su questa campagna elettorale, come è andata, i motivi, insomma, è bene. io faccio spesso, diciamo, mi guardo spesso allo specchio e cerco di, di, di guardarmi dentro e di capire le cose che ho fatto bene le cose che ho fatto male eh, e, e come correggere anche i, i miei comportamenti ecco perché insomma poi stasera ci tenevo anche a farlo qui attraverso la vostra emittente di scusarmi con Manola Di Pasquale e con anche il presidente D'Alfonso eh, non c'era nessuna volontà di voler offendere nessuno a proposito di D'Alfonso eh... Lei dovrà fare il tifo per lui in questi cinque anni. Perché? Perché siccome lei ha secondo mandato e eh, non potrà ricandidarsi da sindaco, eh, se volesse tentare l'avventura alla Regione... Deve aspettare che scada il mandato di D'Alfonso 5 anni, così poi finisce da sindaco e si può candidare alla Regione. No, Perché se no poi si brucia un'elezione. Non ce l'ho mai avuta questa aspirazione e le dico adesso che non c'è. Eh vabbè non mi dica che poi finirà. Io avrei potuto anche questa volta scegliere di essere candidato. Eh, però c'era un secondo mandato da poi fare. Poi però dopo che uno aveva fatto il primo mandato potevo scegliere di chiedere al partito di candidarmi e probabilmente mi avrebbero anche candidato. Eh, però non, non è questo, non, io adesso devo, pen, devo pensare a fare il sindaco eh, per, questi, per questo quinquennio e eh, eh, poi soprattutto de, Teramo e, e, insieme a Chieti sono i due capoluoghi di provincia che, governati ancora dal centro-destra. Beh, Chieti, si vota un altro anno. Chieti si vota un altro anno, quindi io diciamo da Teramo dobbiamo rilanciare l'azione politica perché poi quando si voterà in regione dobbiamo cercare di, di, di tornare a vincere e di riprenderci. La Regione Abruzzo, e quindi bisogna lavorare per questo. Bisogna ricostruire eh, anche, vediamo anche che succede a livello nazionale con il partito, Forza Italia, Nuovo Centrodestra, e cerchiamo di capire anche le altre forze della coalizione. Secondo me, bisogna tornare a ricostruire un partito unico perché questa è la prova provata che separati si perde e anche a livello nazionale. Quindi, secondo me, fanno bene in questo momento. Leggevo insomma, che ci sono contatti tra Nuovo Centrodestra e Forza Italia cercare di ricostruire un partito unico perché è vero che col Pdl si era riuscito a fare una grande, una grande operazione e Berlusconi c'era riuscito e col Pdl abbiamo vinto tantissimo adesso che il Pdl non c'è più e che siamo divisi in mille rivoli ecco poi o succede come a Teramo dove comunque ci si mette insieme perché siamo un gruppo di amici perché io sono amico di Paolo Tancredi e con lui ho condiviso eh, tanti momenti così come sono amico di Mauri Dalmazzo, di Paolo Gatti, di Giandonato Morra di Dodo Di Sabatino e, e diciamo tutte queste persone ci siamo messi insieme convinti di affrontare, altri, di affrontare un percorso, altrimenti si perde a proposito di Berlusconi visto che di telefonate e di complimenti non è che ne ha potute fare molte tra ieri e oggi ma pochissime l'ha chiamata qualcuno da Forza no, no, Italia? No, ancora cioè lei è una ancora mosca no. bianca quasi no, non, non... Ancora no? ancora no ma mi farebbe piacere se arrivasse la telefonata del presidente Berlusconi non è, non è ancora arrivata siamo alla fine, mancano 35 secondi, eh, penso che sia il caso di concedere l'onore delle armi alla sconfitta. Sì, 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 assolutamente. Insomma, eh, io voglio innanzitutto ringraziare i cittadini, i cittadini teramani per, per come mi sono stati vicini, per il consenso che mi hanno espresso eh, e voglio anche fare i complimenti a Manola di Pasquale per la campagna elettorale che ha fatto. Um, ha fatto comunque, ha detto anche lei, un buon risultato, eh, sono contento che ho vinto io ovviamente, ma insomma questa è la campagna elettorale e eh, spero che l'opposizione eh, che, che avrò in Consiglio Comunale sia un'opposizione un po' più costruttiva di quella passata, dove non ci è stato dato davvero nessun suggerimento in questi cinque anni e speriamo che sia la maggioranza che l'opposizione, da due punti di vista diversi, insomma, possano contribuire alla crescita della nostra città. Grazie sindaco. Grazie a voi, buona serata. E buon lavoro in bocca al lupo. Grazie e complimenti. Grazie, Grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.